Tony, quando vuoi puoi cominciare. President of the Dante Alighieri, Cambridge, Massachusetts. Welcome to happy to start the musical event. E do la parola a Chiara Durazzini. Buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti. Welcome, welcome, welcome everybody to all of you who are watching from Zoom and from YouTube. I am Chiara Durazzini and I am a member of the Dante Alighieri Society of Massachusetts Cultural Committee. And today I'm so, so, so happy and excited to be here and to present to you the first episode of our series Momenti Musicali, a series that explores the relationship between a composer and literary works. The series was supposed to debut last year, about this time, in person at our beautiful building in Cambridge, Massachusetts, but ahimè, we had to cancel and reschedule. So here we are with all of you online. But since we are online, we decided to add another event, a final fourth event that will happen in September and is dedicated to Dante Alighieri for the 700th anniversary of his death. It will be, hopefully, fingers crossed, dita incrociate, tocchiamo ferro, tocchiamo legno, in person, hopefully. The series is generously sponsored by the Società Dante Alighieri in Rome, and here we have today Eugenio Vender, and also is organized by the in collaboration with the Dante Michigan. We have Lia Delphi, the president of Dante Michigan, and it is under the auspices of the Consulate General of Italy in Boston. And we have today here the deputy consul, Dottoressa Luciani. Ciao, dottoressa. And under the auspices of the Consulate General of Italy in Detroit. So let me, and of course, here you can see all our artists. We have Emanuele Capuano, we have Antonio Fratto, we have Marco Zanelli, and of course, we have the wonderful pianist and artistic director of the series, Daniela Roma. Now, let me turn it over to Dr. Vender. Dr. Vender is the coordinator of the North American chapters of the Dante Alighieri Society, so I'm very happy to have him here. In Italy is 10 p.m., I think. So, Dr. Vender, ci dia il benvenuto a inaugurare questa serie di concerti e letteratura. Es mute. Unmute. Piano, così potrete insomma ascoltare meglio, ma non ruberò molto tempo perché secondo me stasera i protagonisti sono Daniela Roma, Emanuele Capuano, Antonio Fratto, Marco Zanelli, coordinati da Chiara Durazzini, che sono loro insomma gli autori e i protagonisti di questa serata, quindi siamo qui per loro. E, saluto la dottoressa Luciani del Consolato Generale di Boston, il presidente di Cambridge, Lia Delphi, presidente di Detroit, la Dante di Michigan Chapter, e anche tutti gli altri insomma simpatizzanti che stasera vedo, leggo 47 partecipanti in questo momento, e che seguiranno insomma queste anche le serate che seguiranno col Montale ad aprile con Petrarca e Liszt.
Spero di non perdermene, perché insomma l'idea è veramente originale, insomma, unire musica e poesia in un anno così speciale. Lancio solo un'idea, che spero che voi siate, voi tutti presenti, diventerete poi i protagonisti e parteciperete al grande progetto, che è il grande dono che la fa Dante per il settimo centenario, che è la nascita di un portale che si chiama Dante, ha come estensione Global, quindi è Dante.global, però il nome è Dante, e nel quale, diciamo, svilupperemo quattro offerte per tutti i soci, per tutti i comitati nel mondo e per tutti i simpatizzanti, comunque tutti gli amanti della cultura italiana. Quindi progetti didattici, quindi corsi di lingua online con aule ibride, che potranno essere utilizzate diciamo, dai comitati gratuitamente, tutte le attività culturali, quindi voi potete utilizzare la nostra piattaforma per mandare in onda le vostre attività in tutto il mondo, formazione dei docenti, tornando quindi alla didattica, e poi anche una segreteria, diciamo, online che mettiamo a disposizione. Dietro questo portale ci sono una decina di aziende che vanno dall'aula ibrida al web marketing per diciamo, risettare diciamo, in qualche modo la vostra offerta sul vostro territorio attraverso la geolocalizzazione. È uno strumento ovviamente che era necessario insomma, avere e offrire ai comitati. È un investimento di oltre 1 milione di euro che avviene attraverso insomma, una piccola parte della sede centrale, gli altri sono finanziamenti tenuti dai ministeri ed è il dono che noi facciamo a tutti i comitati nel mondo. Qui mi taccio e vi auguro una buona serata. Grazie, thank you so much, Eugenio, thank you very much. And now I would like for dottoressa Luciani to say a few words. Grazie. In italiano, se vuoi. Sì, d'accordo, grazie Chiara e buon pomeriggio a tutti. Alcuni di voi mi conoscono, con altri mi presento, sono appunto il viceconsole del Consolato Generale d'Italia a Boston. È un piacere essere oggi veramente qui con voi. E innanzitutto un caro saluto ai rappresentanti della Dante Alighieri, del Massachusetts, del Michigan, ai loro presidenti. E, carissimo dottor Wender, sono molto lieta di comunque avere questa opportunità di conoscerla anche così in questa circostanza. Un caro saluto a tutti gli artisti, a tutti i musicisti che hanno contribuito a questo evento. E a tutti coloro che oggi ci raggiungono insomma, partecipando a questa manifestazione. A tutti voi desidero portare i saluti della Console Generale Federica Sereni e del Consolato Generale d'Italia in Boston. E sono felice veramente di trascorrere questo pomeriggio con voi oggi, di condividere questa eccellente iniziativa che ci accompagnerà oggi appunto con la lettura di brani dello scrittore e giornalista Aura D'Alvaro e l'appassionata musica del compositore Alfonso Rendano, che sono eccellenze del panorama culturale e musicale italiano, e faremo un viaggio tutti quanti insieme attraverso questi brani, musica, insomma, dell'amata Calabria. E, questa iniziativa, come anche diciamo ha anche anticipato il dottor Wender, comunque rientra in quelle attività di promozione della lingua e della cultura italiana. Infatti ho visto il background dietro appunto che lo ricorda, e, che il, appunto sia il Consolato di Boston che quello di Detroit promuovono e sostengono con viva sinergia con enti e associazioni italiane che dedicano proprio questi eventi di promozione del nostro paese, attraverso appunto la lingua, la meravigliosa nostra lingua e cultura italiana. E c'è una qualcosa a cui terrei in particolare dire. Nonostante le difficoltà veramente di un periodo così complesso che ha portato la pandemia, associazioni come la Dante Alighieri
hanno continuato veramente a fare tutto il possibile per continuare questa opera di diffusione, di promozione della lingua italiana e della sua cultura, in sinergia con il consolato, sempre, ecco, questo è importante, un po' nel comune intento veramente di continuare a sentirci vicini, anche se non ci possiamo incontrare di persona, però abbiamo veramente questa sinergia tenuta sempre viva l'immagine dell'Italia attraverso la lingua e la cultura, e appunto per questo il consolato ci tiene sempre ad essere presente, coinvolto, proprio perché desidera essere vicino alla collettività. E, tra l'altro, appunto, si pensava, scusate, abbasso perché ho un riflesso della finestra, che, ecco, vediamo un po' se riesco, un pochino meglio, no, ma insomma è una finestra un po' particolare. Comunque volevo dire che attraverso l'utilizzo di piattaforme virtuali si sono creati veramente dei nuovi metodi di comunicazione che hanno favorito anche collaborazioni incrociate, per esempio come quelle della Dante, del Massachusetts, del Michigan, e consentono così di raggiungere anche un numero più vasto di persone appassionate del nostro paese che continuano a voler partecipare alle nostre iniziative. E devo dire che un ringraziamento particolare va al dottor Eugenio Wender come sponsor dell'iniziativa. E, con vivo piacere sotto gli auspici delle consolati di Boston e Detroit. E anche a tutti i consiglieri, a tutti i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione di questi eventi. Veramente grazie, grazie da parte nostra per questo entusiasmo, per questa dedizione che veramente avete riposto anche in questa bellissima iniziativa. E, congratulazioni veramente a tutti, agli organizzatori, agli sponsor, agli artisti, per questo momento che ci dedicherete. E, congratulazioni per l'evento, come per questo evento, come dei prossimi eventi, come dei prossimi momenti musicali che seguiranno. E vi auguro veramente da parte, ecco, nostra e sempre con la nostra vicinanza ogni successo, insomma, che meritate, e vi ringraziamo veramente. Allora io restituisco la parola a Chiara, grazie ancora e una buona serata a tutti. Grazie tantissimissime, dottoressa Luciani, thank you so much. I truly, truly, truly appreciate your words. It's always an amazing pleasure to work with you, with the consulate. Grazie. Adesso voglio dare la parola alla mia amica, my friend and colleague Leah, because she and I together had put together so many events. Really, I don't think that without her suggestions and advices, I don't think I would have been able to, you know, to reach these levels. Quindi, Lia, dici qualcosa, perché senza di te non andremo avanti. Oh. Oh, Chiara, ecco, adesso proprio entri nella commedia dell'arte proprio tipica. Salve a tutti. Fatemelo fare un po', che ho appena fatto un piccolo, ecco, meeting di commedia dell'arte, sono un po' confusa. No, su questo sono d'accordo. Oh, thank you very much, dottoressa Luciani, for the kind words. Yes, it takes a lot of time, and effort to organize event like this. Not only virtual, it takes time to organize a live event. Imagine a virtual event, because there are so many factors that need to be considered to put everything together. And of course, the great collaboration with the Dante Alighieri of Massachusetts, great, continue with this wonderful series of momenti musicali e letterari. This is another virtual event that of course required organization skills and immense passion in what we do. And I want to thank Chiara Dugrazzini again and the Dante of Boston, and especially welcome to the president, Tony Cassano. I never met him before. The great collaboration, the skills of everyone in the Dante, Boston, Detroit, everywhere in the world. Thank you, Eugenio Wender, per credere in questo progetto e far sì che questa serie di eventi musicali possa essere realizzata. A big thank you goes also to my
committee, and especially Daniela Henderson, cultural committee chair. Great thank you goes to the artists present today. Thank you for our collaboration. And of course, I have a few words from the Italian consul in Detroit, Maria Manca. She was not able to attend today for a previous commitment, very serious previous commitment, that keep the consulate busy. So thank you. And of course, too many words or not enough to express our gratitude. Let's go on with the music. Grazie, grazie Lia. Daniela, now let's get to the juicy part, but if you want to say a few words, please do. And in the meantime, I will put the institutions in to attend the event, so we will not see them anymore, but grazie a tutti veramente, veramente. Thank you very Bye, Daniela. Thank you to all of you. Avvicinati perché non ti si sente bene. Thank you to all of you for being here with us this evening. First of all, I would like to thank the Dante Alighieri Roma, who sponsored the events, the Dante Alighieri Massachusetts, the Dante Michigan, and the consulates of Boston and Detroit. I would like to say happy birthday, buon compleanno, ed è stasera con noi, il presidente della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, che ha sede nella prestigiosa Villa Rendano di Cosenza, Francesco Pellegrini, buon compleanno. And welcome to Rendano's family member. Grazie per essere con noi, Marco Ruffolo. Grazie a tutti. And let's start this journey through the notes and through the words. I hope you will enjoy. Thank you very much. So today we are celebrating the work of Alfonso Rendano and Corrado Alvaro. And I'll tell you a little bit about them to begin with. Alfonso Rendano and Corrado Alvaro were two great Calabrians who, with their music and literature, have contributed to enrich the artistic and cultural heritage of the region. Rendano was so in love with his Calabria that we hear clear references of it in his works. Rendano left Calabria at a young age to study at the San Pietro a Maiella Conservatory in Naples. His melodies echo the sounds and noises of his native land, such as the singing of the farmers and the ringing of the church bell in the town. The composer always remembered his land with melancholy, and these memories are always present in his works. Corrado Alvaro was an Italian novelist and a journalist whose works explore the social and political pressures of 20th century life. His works were often set in the southern Italian region of Calabria. Alvaro began his writing career in 1916, working for daily newspapers in Bologna and Milan. Serving in World War I temporarily interrupted his studies, but after finally graduating from the University of Milan, he began working for several newspapers, including the anti-fascist weekly Il Mondo. Indicative of his own work, he described Italian writing after World War II as a literature of tensions. In 1951, he won the prestigious Strega Literary Prize for his work entitled Quasi una Vita. As Rendano did with his music, Alvaro did with his writing in Gente d'Aspromonte, or Revolt in Aspromonte, a novel that describes Calabria in particular, the mountainous area around the town. The world described in the work is ancient and remote, a world we can still catch glimpses of in current day Calabria. The author's bewitching and poetic prose manages to paint the details of a region with great precision, depicting the ruthless social relations and profound injustices within it. The beginning of the story, which you will hear, is an evocation of life in Aspromonte, which becomes one of severe, harsh, and solemn landscapes, and the precarious hutch inhabited by shepherds in winter. You will see in your imagination the pilgrimages to the sanctuary of the Madonna dei Polsi, and the folk events in the town with songs accompanied by the sound of bagpipes. And now we present Alvaro's Gente d'Aspromonte, with musical interludes composed by Alfonso Rendano. Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte, d'inverno, quando i torbidi
torrenti corrono al mare, la terra sembra navigare sulle acque. I pastori stanno nelle case costruite di frasche, di fango e dormono con gli animali. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati ad una mantelletta triangolare che protegge le spalle, come si vede talvolta raffigurato qualche dio greco pellegrino invernale. I torrenti hanno una voce assordante. Sugli spiazzi le caldaie fumano al fuoco, le grandi caldaie nere sulla bianca neve, le grandi caldaie dove si coagula il latte tra il siero verdastro rinforzato d'erbe selvatiche. Tutti intorno, coi neri cappucci, coi vestiti di lana nera, animano i monti cupi e gli alberi stecchiti, mentre la quercia verde gonfia le ghiande per i porci neri. Intorno alla caldaia ficcano i lunghi cucchiai di legno inciso e buttano dentro grandi fette di pane. Le tirano su dal siero, fumanti, screziate di bianco purissimo come il latte sul pane. I pastori cavano fuori i coltelluzzi e lavorano il legno. Incidono di cuori fioriti le stecche da busto delle loro promesse spose. Cavano dal legno d'olivo la figurina da mettere sulla conocchia. E con lo spiedo arroventato fanno buchi al piffero di canna. It's no easy life, that of the shepherds of Aspromonte, in the dead of winter when swollen streams rush down to the sea and the earth seems to float on the water. The shepherds stay in huts built of mud and sticks and sleep beside the animals. They go about in long capes and triangular hoods over their shoulders, such as might have been worn by an ancient Greek god setting out upon a winter pilgrimage. The torrential streams make a deafening noise, and in the clearings, amid the white snow, big black tubs set over wood fires steam with boiling milk curdled by a greenish ferment and handful of wild herbs. The men standing around in their black capes and black wool suits are the only living beings among the dark surrounding mountains and the stiffly frozen trees. But even in this icy cold, the nuts are ripening under the oak bark for the future delight of rooting pigs. The men toss thick slices of bread into the tubs and draw them out with long carved wooden spoons, dripping and gleaming with the whiteness that only bread dipped in milk can acquire. Wood carving is one of the shepherds' diversions. They cut flowering hearts into the ribs of their sweethearts' stays and sculpture figures out of olive branches to decorate their wives' distaffs. With red hot spits, they make holes in their reed flutes.
Stanno accucciati alle soglie delle tane, davanti al bagliore della terra, e aspettano il giorno della discesa al piano, quando appenderanno la giacca e la fiasca all'albero dolce della pianura. Allora la luna nuova avrà spazzata la pioggia, ed essi scenderanno in paese dove stanno le case di muro, grevi delle chiacchiere e dei sospiri delle donne. Il paese è caldo e denso più di una mandra. Nelle giornate chiare i buoi salgono per il sentiero scosceso come per un presepe. E ben modellati e bianchi come sono, sembrano più grandi degli alberi, animali preistorici. Arriva di quando in quando la nuova che un bue è precipitato nei burroni e il paese, come una muta di cani, aspetta l'animale squartato, appeso in piazza al palo del macellaio, tra i cani che ne fiutano il sangue e le donne che comperano a poco prezzo. Né le pecore, né i buoi, né i porci neri appartengono al pastore. Sono del pigro signore che aspetta il giorno del mercato e il mercante baffuto che viene dalla marina. Nella solitudine ventosa della montagna, il pastore fuma la crosta della pipa, guarda saltare il figlio come un capriolo o dei canti spersi dei più giovani, intramezzati dal rumore dell'acqua nei crepacci che borbotta come le comari che vanno a far spesa. They crouch at the entrance of their huts, looking across the shining white snow and waiting for the day when they can go down to the plain and hang up their capes and flasks on a tree of the lowlands. The new moon will break the cycle of rains, and they will go down to the village where the houses with solid walls, heavy with talk and the sighs of women. The village is warm and its houses are huddled together like sheep in a sheepfold. On fair days, the oxen climb up the steep, rocky path like the animals in a Christmas play. White and well-built as they are, they seem larger than the trees, almost like huge prehistoric beasts. Every now and then, news comes that an ox has fallen into a gully, and the whole village, like a pack of hounds, waits for the quartered animal to be hung up on a pole in front of the butcher shop on the square. The dogs sniff at its blood, and the women buy up the meat at a low price. Neither the sheep, nor the oxen, nor the black pigs belong to the shepherds. They are the property of the local gentry, who are waiting to send them to market and to the whiskered traders who come up from the coast. Up in the lonely, windswept mountains, the shepherd draws at the charred tobacco in his pipe, watches his son frisk about like a roebuck, and listens to the songs of his younger companions, which are accompanied by the sound of water running under the ice, murmuring like women who have gone out to chop wood. Qualcuno
seduto su un poggio come un mondo, da fiato alla zampogna. E tutti pensano alle donne, al vino, alla casa di muro. Pensano alla domenica nel paese, quando si empiono i vicoli coi loro grossi sospiri e rispondono a loro, soffiando i muli nelle stalle, i porci nei covigli e i bambini strillano all'improvviso come passerotti e i vecchi che non si possono più muovere fissano l'ultimo filo di luce e le vecchie rinfrescano all'aria il ventre gonfio, affaticato e le spose sono colombe tranquille. Pensano alla visita che faranno alla casa di qualche signore borghese, dove vedranno la bottiglia del vino splendere tra le mani avare del padrone di casa e il vino calare nel bicchiere che vuoteranno tutto d'un fiato, buttando poi con violenza le ultime gocciole in terra. Quel vino se lo ricordano nelle giornate della montagna come un fuoco dissetante, poveri ed eterni poppanti di mandra. Accade talvolta che dalle mandre vicine arrivi qualche stupida pecora e qualche castrato che hanno perduta la strada. Conoscono gli animali come noi gli uomini e sanno di chi sono, come noi riconosciamo i forestieri. Si affaccia l'animale interrogativo e i cani messi in allarme si chetano subito. Zitti e cauti afferrano l'animale e lo arrostiscono. Uno gli ha ficcato un palo in corpo, un altro lo rivolto là sul fuoco, un altro con un mazzetto d'erbe selvatiche asperge di grasso l'animale rosolato, teso, solenne come una vittima prima del sacrificio, propizia al bere. Bevono acqua e si sentono ubriachi lo stesso. Someone sitting on a knoll, as if he were at the top of the world, may blow into his bagpipe, and then they will all think of women and wine and houses with solid walls. They think of Sundays in the village below, when they fill the narrow streets with their heavy sighs, and mules from their stalls and pigs from their pens sigh back to them in answer. When children call out shrilly like sparrows, when crippled old men stare out at the last ray of light, and old women rest their swollen and weary bellies, and brides are like quiet doves. They think of the call they will pay the house of a prosperous neighbor, where they will see a bottle of wine gleam in the miserly hands of their host, and the wine itself pour into the glass, which they will empty at a single gulp, except for the last few drops thrown on the ground. Here in the mountains, where they are condemned to drink nothing but milk, the memory of this wine runs through their veins like liquid fire. Sometimes it happens that an ox or a silly sheep strays away from a neighboring flock and crosses their path. They know each individual animal as if it were a man and recognize its owner as we recognize a stranger. The animal approaches hesitantly and the vigilant dogs are silent. Quietly and cautiously, the shepherds capture the animal and kill it. One sticks a spit through its body. Another turns the spit over the flame. A third, with a bunch of wild herb, sprinkles it with grease while it hangs there with all the solemnity of a sacrificial victim. They have only water to drink, and yet this is enough to intoxicate them. Thank you.
Ma serate come queste ne capitano una all'anno, seppure. E la vita è dura. Almeno a primavera salgono da loro le massaie. Allora, coi primi agnelli che saltano sulla terra, vagiscono sull'erba le creature dell'uomo o si dondolano nelle culle attaccate fra ramo e ramo, dove balzano ridesti i ghiri e gli scoiattili. Poi rinverdiscono perfino le pietre e la gente comincia a salire la montagna col vento dell'estate. Cominciano i pellegrini dei santuari a passare da un versante all'altro, cantando e suonando giorno e notte. Il vinattiere costruisce la sua capanna di frasche presso la sorgente dell'acqua e la notte, per illuminare la strada, si appicca il fuoco agli alberi secchi. Gli innamorati girano tra la folla per vedere l'innamorata e cani arrabbiati, vendicatori, devoti, latitanti e ubriachi che rotolano per i pendii come pietre. Allora vive la montagna, da tutte le parti il cielo è seminato dei fuochi dei razzi che si levano dai paesi lungo il mare, come segni indicatori che là sono le case, là i santi con i loro volti di popolani che non hanno più da faticare e stanno nel silenzio spazioso delle chiese. But such evenings come no more than once a year to break the hardships of the winter. At last, with the arrival of spring, the women come to join them. Then the sons of man frisk alongside the lambs on the grass, and the babies rock in the cradles, swung between branches where dormice and squirrels play. Later, even the rocks are covered with green. And with the summer breezes, more people come up into the mountains. Pilgrims to the various sanctuaries pass from one valley to another, making music and singing night and day. The wine cellar builds his hut of sticks near a fountain. And at night, in order to light their way, the pilgrims set fire to the dried branches of trees. Lovers circulate among the throng, looking for the beloved. And there is a hurly-burly of mad dogs, fugitives from justice, penitents, thieves, and drunkards, who roll like stones down the mountainous slopes. At this season, the mountains come alive, and the sky is bright with fireworks sent up from the villages down by the sea, in order to indicate that there are the houses. There are the saints with their faces like those of peasants, who have ceased their labors and stand now in the spacious silence of the churches. Thank you.
And now we come to the opera Consuelo. Alfonso Rendano composed the opera in 1888 with the libretto written by Francesco Cimino, based on the novel of the same title by George Sand. The work was successfully performed at the Vittorio Emanuele Theater in Turin in 1902. George Sand's novel Consuelo was published between 1842 and 1843, and it was about the life of an 18th century Italian singer. And now we will hear a portion from the opera, Consuelo, starting with musical piece number one, act three, the first stage setting, scene five. Count Cristiano, the father of Alberto, meets Porpora and Consuelo and talks to them about his son whom he's recently seen. He tells them that Alberto wants to see Consuelo one last time before dying. Primo pezzo musicale. Terzo atto, quadro primo, scena 5. Il conte Cristiano, padre di Alberto, incontra Porpora e Consuelo e parla loro del figlio che ha incontrato da poco. Dice loro che Alberto vuole rivedere Consuelo l'ultima volta prima di morire. Ed eccoli. And it will be followed by musical piece number two, act three, second stage setting, scene two, the death of Alberto. Once Alberto sees Consuelo for the last time, he finally goes to his rest. Il secondo pezzo musicale che ascolteremo, terzo atto, quadro secondo, scena 2, morte di Alberto. Alberto rivede per l'ultima volta Consuelo e poi muore. Prima il testo del primo pezzo musicale. Son io, signora. D'Alberto, il misero padre, son io. Wenceslava, la buona e addolorata, ancora vive. Amelia andò lontano. Venezia la sedusse, è sciagurata, il fratel vostro incauta seguì. Ei soffre tanto. E vi scongiura di tornare a lui. Egli vi segue ognor col suo pensiero, e sempre assorto in vision appar. Anch'ieri a lungo fu in sé raccolto, con fioca voce, poi mi chiamò, e con un dolce sorriso in volto, la vedo al fine, mi sussurrò. E al castello di Hoditz, una festa la circonda, un immenso gioir. Dio, un'altra speranza mi resta che vederla. Vederla e morir. È il testo del secondo pezzo musicale, del terzo atto, quadro secondo, scena 2. Chi salvarmi potrà, non è lontano. Io non mi inganno, ed essa. E mi fa cenno con la stanca mano. Ella qui vien, la vedo al fin, s'appressa, oh come corre. Felice io son, Consuelo mia sei tu. Quando lontano da me fuggisti, a un abbandono crudele pensai, ahimè, che affanni, che giorni tristi, che lunghe amare notti passai, da me lontano fuggisti in vano. M'era il tuo cor vicino ignor, e se talun vi fu che dubitò del mio sincero amor, fedel mi fosti tu, lo so, mi basta, e muoio lieto in cor, Consuelo. Ma ami tu, ora son salvo. Addio. And now we're going to see the performance of the baritono, Maestro Andrea Baleo. But please note that the performance is pre-recorded because of Italy current local time and because of the curfew. E adesso vi lascio all'esecuzione di queste scene con il baritono Maestro Antonio Fratto, accompagnato al pianoforte dal maestro Andrea Bauleo. Signora D'Alberto.
Il misero padre son io. Venceslava, ma buona donata, ancora vive. A me ando lontano. La sedusse e sciagurata il fratel vostro incauta seguì. Ei soffre. Potrò, non è lontano. Thank you.
Io non m'inganno. Ed essa... Thank you.
dubito del mio sincero amor. Thank you, grazie a tutti, grazie bellissimo Antonio Fratto, fammi vedere se ci sei ancora, perché se ci sei ti vorremmo salutare. I don't know if you guys, audience, have any questions or comments for the artists, for Daniela, who came up with this beautiful idea of connecting composers and authors. Feel free to write in the chat. Intanto vediamo se ritrovo Antonio. Eccolo, dovrei averlo. Grazie Anne. Grazie Davide. Mi avvicino. Manabu, who is going to be one of our guest pianists in one of our next events, right? If I'm not mistaken. Grazie Hillary, grazie Viviana. Ciao Viviana, un grande saluto a Viviana che è una mia cara amica. Commenti, grazie Francesca. Antonio, bellissimo. Antonio, dove sei? Where are you at the moment? In questo momento sono a casa in Italia, a Cosenza. A Cosenza, quindi all Calabrians today, sì, sì. Huh? Praticamente. Because Emanuele is from Calabria, Daniela is from Calabria, and Antonio, only me, and Marco. Grazie Deborah. Grazie Lia. Ah, Lia, il padre di Lia Adelphi, la presidente del Dante Michigan, is from Calabria. Firmo. Ah, Firmo, vicino Cosenza? Sì. No, giusto. No, I'll start with just a consideration. Do you want me in English, Chiara, or in Italian? Maybe some people don't understand Italian. Well, so I'll say congratulations to Marco. Marco, you, Zanelli, you translated some of the excerpts. Correct? Yeah, but they were very short. Yeah. And I'm sorry to cut you off. No, it's fine. It's fine. No, but it was very interesting how you translated such as sonority, like La quercia verde gonfia le ghiande pe porci neri. I didn't translate that. That was sent to me. You know that, right? Sì. Okay. Comunque no, hai reso perfetto anche la sonorità che Corrado Alvaro dava, la ripetizione delle consonanti, well, l'alternanza delle vocali. What I was saying to Chiara earlier is that when I worked on it a little bit more, I noted there was a lot of alliteration in the translation. That's what mm-hmm. it was. That made it musical. Yeah. Yes. It made it flow, made it musical. Yeah. Not as nice as the original, but it was pretty good. Good translation.
Benissimo, my friends. So if you have no questions nor comments, we have, of course, a lot of congratulations for our artists. We can close it here today, but let me announce our next appointment, il nostro prossimo appuntamento con Momenti Musicali, that is going to be March 21st, so it's another Sunday, and we will have Eugenio Montale, read by Emanuele Capuano here, a beautiful Montale, ragazzi, non perdetelo, with the music by Claude Debussy, un altro grande, and also we will have, of course, the reading in English by the actor Steve Dooner. So again, it's gonna be March 21st, il giorno della primavera, the first spring day, if I'm not mistaken. Yeah. But let me also remind you about March 7th, il 7 marzo, we are going to celebrate Women's Day, Women's Month, quindi la festa della donna. We are going to have amazing panelists because we are going to have our consul in Boston, la dottoressa Federica Sereni, and then we are going to have an artist and professor of art, Silvia Bottinelli, and a famous mathematician, Gigliola Staffilani, plus me. And Luciana Burdi, another member of the Dante Alighieri, will be the MC, the master of ceremony. So that is going to be a fantastic, fantastic event in collaboration with PIB, Professionisti Italiani a Boston. So my friends, you know, if you are not members of the Dante, please become members, because for us that's the way to support our organization. If you are in the New England area, please become a member of Dante Massachusetts. If you are in Michigan, become a member of the Dante Michigan, of course. Feel free to donate and again sign up to our newsletter, because that's also the way for us to give you information about all of our beautiful events. Ok, so grazie a tutti quelli che ci hanno guardato, abbiamo avuto tante persone anche su YouTube, veramente un grandissimo, grandissimo piacere. Un grande bacio a Daniela, many, many thanks Daniela, you are amazing. Grazie Emanuele, grazie Antonio e grazie Chiara. Complimenti, grazie a voi. Complimenti per la tua musica. Grazie. Complimenti, perché veramente siete dei musicisti favolosi. Until next time, alla prossima. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao. Bye. Ciao.